Buonasera, bella gente, ancora buona domenica e benvenuti in questa nuova puntata di Oxirod con il caro amato Red Dead Redemption. Come state? Tutto bene? Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo a tutti che oltre a me c'è tanta altra. Scusate, bella gente in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo il nostro Jekola, la sala giochi che ci porta il retro nel cuore, Lady Crawford, Sarah Connor, Duke, il gruppo di Taggi Club, Duke, Kreise, Kala, Script TV, Littero, Fallen J e la nostra Isabella appena entrata in live. Ok, metto qui le cuffie, carichiamo e ci prepariamo alla grande avventura nella frontiera. Ricordo ragazzi che domani farò live verso le 4. Purtroppo non mi posso ancora un po' organizzare la mattina perché sono un po' incasinato con alcune commissioni. Già domani, ad esempio, devo andare a fare alcune. Allora, tutto vediamo dove mi trovo. Avevo raccolto. Sì, avevo raccolto questa trosso. Perfetto, perfetto, perfetto. In mezzo alla. Beh, direi che la prossima tappa è qui. Dove nel West c'è l'unica legge della corte. There.
C'è una particolarità, il mio è un cavallo da corsa. Thank you.
Mamma mia, ma chi metterebbe un osso fino al cango? Esagerato, eh. E sono 11. Ma è esagerato dove sta. Fino è sopra un diluvio così. Uno avrebbe proprio le vertigini. Meno fine qua. Wow, l'ho presa intero!
Ma posso mandare? Non mi dica che il cavallo è rimasto bloccato là sopra. Vabbè, piano B. Fammi allontanare, va. Andrò alla città più vicina. E quando ho preso un coniglio intero? Vabbè, l'importante è che ho completato questo obiettivo, ma adesso solo spedire gli appunti. Ci ho messo, mamma mia, 4 giorni a riuscire a fare sto fatto. Stakes. Go again, huh?
Come on, come make yourself some money. You're on. Well, that's what I like to hear. We'll do the birds again. First to knock four out of heaven gets the win. Stand close. As soon as you see them, start shooting. Wait for it. There they go. I'll give you that one. Here you go. As promised. Curse you. Thanks, friend. Careful now. Next time I may not hold back. Voglio fare presto. Perfetto, appena arrivo allo svincolo devo girare. Perfetto, sono arrivato all'ufficio postale.
can I do for you? What do you got for me today? Got postage? It all set to go? Vabbè, fammi prima vendere sta roba che sta a far male. Metto un attimo qua e poi. Forse mi serve la carcassa di un coniglio. Può essere pure. Allora devo prendere un coniglio.
Ok, torno subito raga, datemi giusto un secondo. Ok. È evidente che mi serve un coniglio.
fatto. Una cresta, hanno sbagliato l'indirizzo. Vabbè, ho bisogno di un coniglio.
since you've been back, hasn't it? What can I do for you? Let me know what you want, I'll bring it out. How about you get some new sights for this, huh? Yep, this is the one. We can do a lot with this. New trigger, brand new bolt, your pick. I got some nice carved stocks here. I think you should take one. You know what? I bet I can make this piece work a lot better for you. Bolts, triggers, parts, back here. I'd just like to give this a personal touch with some engraving. And that should be good. Questo andrà bene, se voglio prendere un coniglio senza danno gelo.
Niente. Thank you.
attira questi conigli perché può attirare. Thank you.
shots and howling, you got some good news for me? Yep, it's done. That's a relief, I'll tell you. Excellent work. Money's right there on the table. Don't mention it. Me and Wolves go way back. I'm leaving. Don't work too hard. There ain't much danger of that with this bunch, my friend. Nel caso lo vedo, cerco di colpire la destra. La luna l'ha pure venduta e non me ne sono accorto. Può essere pure.
Eccomi qua, ragazzi. Oh, bleh. Non sono sfogliato. Cioè, vieni a mo' a cercare di acchiappare tutti e due. Uno lo acchiappare. Please help me out of here.
showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Again. Come on, girl. Nice folks around here. Thank you.
Vado al punto. Vabbè ragazzi, mi fermo qua per stasera. Sono un po' stanco oggi. Grazie a tutti per la compagnia. Buonanotte.